Gli ho detto. Va bene, scusi. C'è già, vedi, là ci sono i ragazzi che ci seguono, le ragazze che ci seguono e scrivono nella chat, no? Lui è un mio amico e moderatore che ci aiuterà durante la serata in Ok. chat. Quindi salutiamo Edo. Ciao. Chi? Edo. Ah, ok. Dice: si sente e si vede. Il più è che le luci non sono il massimo. Siamo un po' freddi. Siamo un po' freddi. Vediamo se l'assistente etereo magari riesce a fare miracoli con la luce del. Purtroppo, però, i capelli di mia madre sono blu, quindi il green screen non collabora. E quindi dovremmo accontentarci di questa visione, diciamo. Intanto parlaci un po' di te. No. Perfetto, grazie per la spiegazione sintetica e soprattutto accurata di chi sei, Non sono presentati. abituata. Io sono Stella Fusco, devo dire il mio No, puoi dire cognome. quello che vuoi, Stella. La mamma di Andrea Rotolo, Chi è che questo? si Chi è? chiama Rotolaus. Cosa si chiama? Aspetta, piano, un attimo. Cosa si chiama Rotolaus? Il programma che fa Andrea. Chi è Andrea? Tu, mio figlio. Ah, ok. Perché questa cosa del parlare in terza persona mi stavo confondendo. Quante volte è caduto Andrea per essere così? Ci chiede Edo. Non lo so, tante volte. La vecchiaia mi fa dimenticare un po'. Cattiveria. Dicevamo, ti chiami Stella, sei mia madre e poi cos'altro? Sono tua madre. Cos'altro? Prima come ti sei trovata a fare i video, le storie su È Instagram? un po', come si dice, impacciata, un po', come si dice, aiutami, È non mi viene giusto. la parola giusta. Impacciata, è giusto. Sì, ma non mi viene un'altra parola. Non ho mai fatto queste cose, mi vergogno un po', ecco. Perché poi, Poi? se mi vergogno, sbaglio tutto ancora di più. E beh, perché se ti agiti poi Eh sbagli a sì, dire le perché sono un cose. po' emotiva, ecco. Sempre emotiva. Ti emozioni. Sono emotiva, anche. Tanto c'è l'assistente etereo che cerca di accendere la luce, infatti un pochino si vede. Arretriamo la luce. Arretriamo la luce. Arretriamo. Perfetto, perfetto. Così abbiamo un pochino di illuminazione. Cambiamo la grafica e passiamo alla grafica delle Va carte? bene, come vuoi. Chiamala però. E dove lo chiamo? Con la Pokémon. voce. Carta! Rotolaus. È uscita, hai visto? Siamo Sì, cambiati. Ma ok. così non ti si vede, quindi devi venire un po' più verso di me. Ciao Cree! Cosa vuol dire ci riprovo? Non era uscito prima. Non ce l'avevamo in chat. Aspetta, com'è possibile che si vede così poco? Oh, ok. Esatto, ok, così possiamo. La sedia si piega troppo la schiena, però. Sì, con chi stai Come parlando? mai? Da sola. Da sola. Ciao Chris, e la collezione. Molto meglio con lo sfondo così. Ti piace di più? Sto cercando di capire perché. Allora, avvicino solo un pochino. Guarda Oh, addosso. perfetto. Così dovrebbe vedersi meglio. Dovreste vedere anche un po' di più. Ok, mettiamo in centro. Avevo mandato messaggi ma non arrivavano e non mi apparivano quelli di Edo. Ah, benissimo, quindi non è la mia connessione. La mia connessione dice da Twitch che fa cagare, mentre da OBS dice che va fortissimo. Quindi no, non riesco a capire. Si vede, è pensata apposta l'azzurro, così copre l'effetto del green screen. Ovviamente è pensata come cosa. Che c'è? Perché sbuffi? Niente. Ti stai annoiando? No. E cosa? Mi vergogno. Di cosa? non lo so, stare qua a parlare, non l'ho mai fatto. Cioè, tu non sei mai stata davanti a qualcuno a parlare con qualcuno? Qualcuno sì, però qua col televisore no, con la telecamera no. Guarda, quante ce ne abbiamo di telecamere? Non lo so, una, due, tre, boh. Due. Due. Ma noi abbiamo anche un oggetto interessante stasera. Come potete vedere, questo è un mio regalo di compleanno da parte di mia sorella. Cosa serve questa cosa qua? Come si chiama innanzitutto?
Questa è una sfera. Sì, ma come si chiama? Non lo so. Hai mai giocato a biliardo? Ah, la palla biliardo. Piano che la rompi. La palla del biliardo. No, la palla 8. Perfetto, si chiama così. Ah. Cosa fa questa palla? Si agita. Sì. E si legge poi sotto. Si chiede un desiderio. No, non è un desiderio. Si chiede una parola. Si fa una domanda. Perfetto, con risposta chiusa. Tipo, vi divertite stasera? Agita. La risposta è al contrario. Di sì. E adesso l'hai mossa, si è spostata, si è cambiata la risposta. Direi di sì era la risposta. Poco probabile. Cosa? Poco probabile la seconda risposta. Propano liquido. Probabile. 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 Diceva, signora, stia tranquilla, Andrea fa anche di peggio quando non c'è. Va bene, grazie della... della... del coraggiamento. Aiuto, aiuto. Stasera vi faccio divertire, eh? È quello l'obiettivo. No, però se lo dici così è strano, Dai. Cosa? Stasera vi faccio divertire, eh? Non è che lo ripeti, sono di una cosa. Diceva, allora, la mia amica Cristina dice che adora i tuoi capelli. Grazie. Andrea passione delfino, Edo, ci scrive. Perché rido? Come una teiera, no? Come... Ogni tanto c'è il buffering, cioè, vi giuro che non è la connessione che si blocca, è proprio mia madre che non vuole. Basta, dai. Basta. Cosa? Vai avanti. Stiamo andando avanti, stiamo aspettando che si popoli un pochino, vedi? Ciao, resto poco perché sono KO, ma mai quanto rotolo dopo sta live. Sai cosa vuol dire? No. Cioè, resto poco perché sono stanco, ma mai quanto me dopo questa live, stasera, fine serata. Vuole dire che anche se stanco resiste? No, il contrario. Se ne va a dormire? Sì. E buonanotte. Con che zelo? Buonanotte. Se è stanco vado a dormire, ti auguro una buonanotte. Giusto. Buon riposo. Stasera cosa siamo qui a fare? Dobbiamo presentare Pokémon. I che? Le carte di Pokémon. Pokémon. Andiamo pezzo per pezzo. Po che man. No, è una O. Pokémon. Ah, oh! Ma non vedo bene, lo sai che non vedo bene. Allora, una cosa per un'altra. Mi compravi le figurine quando ero piccolo. Dai, vabbè, quando ero piccolo ero più giovane, adesso sono più anziano. Dai. Ti ricordi che mi compravi le figurine? Tutto ti compravo, come usciva una cosa. Però le carte no. Le carte allora quei tempi non c'erano ancora. C'erano. Ma io non le vedevo, le figurine per il calciatore, c'erano i figurine... Di cosa ti ha comprato mia mamma? Le carte di Yu-Gi-Oh! Non mi ricordo più. Comunque. No, ma. Ok, vado a letto, ho capito. No, scanta, rimani. No, c'erano già le carte. Infatti, queste non sono un'espansione qualsiasi. Devi sapere che questa è l'espansione per Pokémon. Sì, questo l'abbiamo imparato. Però per. E che ne sapevo? Cosa c'è qui? Cos'è? Ah, 2 e 5. Quindi? Cosa sarà mai? Hai visto quella lontananza lì? Non lo vedo. Cosa sarà mai? Secondo anno, terzo anno, il secondo anno. Sommati insieme? 25. Il 25esimo anniversario dei Pokémon, quindi 25 anni fa c'erano già le carte. Allora, io te le compravo quando tu eri piccolino, perciò sono 28 anni fa, non c'erano ancora. Sì, certo, me le compravi quando ero in pancia. No, me le compravo avevi 3 anni, 2-3 anni. No, poi sei, perché era uscito il cartone animato. Poi io non li conoscevo, non te le prendevo. Pensa, se mi avessi preso le carte ai tempi, saremmo ricchi a quest'ora. Sì. Una carta, che è quella che ti ho fatto vedere che mi è uscita in spagnolo, una carta
mi è costata, cioè costa la prima versione migliaia e migliaia di euro. Pazienza. Potevamo comprarci una casa. Mm-hmm. Con la bocca possiamo comprare troppe cose, tante cose. Con la bocca? Mm-hmm. Dire solo col tirare fuori il piatto. Sì, 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 avevo capito che non intendevi una cosa zozza. Come mi sono un più uscito lì? Cosa? Che ne so, cosa sono più uscite? Ma che cosa? Le persone. Le persone. Tanti da là non escono le persone. Escono i commenti. Ma tu pensi che parlando così non ci sentono? È troppo basso, no? Ci sentono. Sì. Infatti, cosa c'è scritto? Guarda, ce l'hai anche qui, Ah. Cosa c'è scritto? Riccardo e Detiere. No, leggi tutto. Ah. Vabbè. Quasimodoff dice, sì, scrive, potevamo essere ricchi e redditieri, invece mannaggia, siamo morti di fame. Allora, io direi bando alle cince allegre e iniziamo a spacchettare, ma prima ricordiamo un attimo anche su Instagram di nuovo che siamo online, giusto per far vedere che non siamo qui a pettinare i capelli le giraffe. Le giraffe? Eh sì. Ah. Quindi perdi tempo perché stai a pettinare le giraffe. Ah. Non lo sapevo, sto provando. Pronti? Live su Twitch, adesso siamo già online e apriamo... Cosa apriamo? Pokémon! Perfetto! Vi aspetto, adesso. Cioè, non vi aspetto, inizio. Ok, abbiamo fatto un ultimo richiamo. Bene, io direi di iniziare a aprire... Questi sai cosa sono? Sai come si chiamano questi? Te li ricordi? No, non me ne ricordo più. Non te lo ricordo. Questo è Squirtle. Ah, Squirtle. E quello con i chips. Che è Charmander. Quello? Charmander. E questo come si chiama secondo te? Ranocchio, cos'è? Bulbasaur. Bulbasaur. E questo che cos'è? E che cos'è? Una saietta. Chi è che ce l'ha la coda così? Non me lo ricordo. Che ce l'ha la coda così? Il Pikachu? La coda di Pikachu, quello sì, è la coda di Pikachu. Ok, ci sono delle forbici. Lo scatolone Fabricone ci ha dato delle forbici. Voilà. Mi aiuti a togliermele dalle mani? Che sono comunque, sai, sono appuntite, quindi ci vuole un genitore a fianco per poterle usare. Quindi andiamo, allora, il nostro obiettivo adesso è trovare le carte che valgono di più, tra cui quel Charizard che ti ho fatto vedere. Charizard, che è quel drago arancione. Charizard. E poi dobbiamo trovare Umbreon, che è questo qui. Questo qui, Umbreon. Umbreon. È difficile, Umbreon. Umbreon. Ok. Per te che lo sai dire, sì. Lo so. Ma sei già più brava tu e i ragazzi mi confermeranno adesso con gli spacchettamenti di molti... È uscita la medaglia! Hai visto? Ti piace? Dentro c'è... abbiamo una moneta gigante che brilla, una cartolina, ciao Jacolier, e... una cartolina che se messe, ovviamente già rovinata perché questo pacchetto è troppo piccolo per queste carte. Ah, vedi ci sono scritte, vai, ora lo puoi leggere. Bulbasaur. Basta, cosa c'è? Sotto? Il Pokémon seme. Sì. E poi? Non è quello che pensi tu, eh. Poi sotto? No, e poi sotto c'è Charmander. Sì. Charmander, Pokémon Lucertola e Squirter. Perché mi guardi male? Pokémon Tortacchione. Tortacchione. Pokémon Tortacchione. D'Artagnan. Pokémon Tortacchione. Dai. Tranquillo. Pokémon Tartaghina. Tartaghina? Sì, Tartaghina. Se tu le collezioni tutte, alla fine avrai un bellissimo disegno, ok? Che io voglio inquadrettare e appendere al muro, ok? Ok. Già non ti piace. Dentro abbiamo, vedi, due bustine dell'anniversario, che si chiama
Gran festa. Perfetto. E sì, piegatissimo oltretutto, vabbè. E una bustina di un'espansione un po' vecchiotta, diciamo, no? Ok? Sì. Noi apriremo prima... Questa, mettiamo qui. Prima la bustina, questa qui vecchiotta. Fragore. Fragore? Fragore ribelle. Bravo, mi piace che hai iniziativa. Ok, noi adesso l'apriamo. Guarda come faccio io e poi dovrei farlo anche tu. Ok? Quindi non facciamo vedere le carte. Questo no. Ma sì, regaliamolo alla comunità. Con questo codice possono avere una carta online, cioè un pacchetto online in regalo. Chi c'ha quel codice? Sì. Questi pacchetti, c'è un trucchetto per far apparire la carta più importante alla fine. 4 e metti così. Ma questo non devi impararlo, ti aiuto io. Giriamo, vai, però leggi tu. Però me lo devi avvicinare perché non vedo. Guarda lì. Ah, energia. Fuoco. Dov'è il fuoco? Io non lo vedo. E poi brucia. Ah, energia, fuoco. No, energia, fuoco. Quanto è difficile. Dragloy. Come si legge? Chi? Dragloak. Dracloak. Dracloak. E avanti. Bronzong. Giusto. Yarrow. Perfetto. Questo è proprio giustissimo. Rolicoli. Sì, alla francese, ma va bene. Swowet. Come si legge? Sì, più o meno. Mar... Quale mister, signore? Mister Mime. Di Gaga? Non lo vedo vicino. Di Galar. Caterpie. 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 Barboac. Ok. Ora c'è una carta dietro che si chiama Reverse, perché invece di essere olografica, cioè brillante qua, è brillante qua sulla parte di sotto. Oh, Roll Eyes. Come Roll Eyes? Prima era Rolicoli, adesso... Ah, Rolicoli? No, Rolicoli. Rolicol? Carica. Carica, carica, la mossa. Ah, Rolicol, ma questo l'abbiamo già detto prima. Sì, è proprio l'hai detto un'altra... Non l'ho. E sotto vediamo... Guarda! Ah, che c'è? Eisque! No! Eisque! 2:10! 2:10! No, sono le 21:48! Non bisogna dirlo. Cosa? No, solo il nome. Vabbè. Ah! Ice Q! Dov'è? Si legge Ice Q? Ice Q? Quinto. No, V. Ok, ok. Però, quindi... però questa carta, questa vedi, è una delle carte, diciamo, la più bassa delle più importanti, ok? Quindi questa è una categoria di carta, sì, è tutto bene a fare ma no, io ce l'avevo già, quindi, ed è una carta che odio, però non fa niente. Mettiamola lì. Apriamo un altro cubo di ghiaccio perché fa poco freddo, dice. Ora apriamo questi qua che sono importanti, dentro ci sono solo 4 carte. Ma ho imparato il trucco per aprirli bene. Ultime parole famose, codici non lo mettiamo via, ok? Che sono solo 4. Giriamo. Ok, abbiamo Zekrom. Perfetto. Dialga. Perfettissimo. Meu. Miu. 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 E poi stai fermo, no. Cosmoen. Sì, sì. Signorina. Se lo muovo non leggo. No, se lo muovo perché vedi che brilla. Ah. Ma che bello. Cambia colore anche. Cambia colore, sì, questa è l'olografica, hai visto? Vuoi aprirlo tu il prossimo? Vuoi provare? Provo se riesco. Riesci qui però. Piano piano perché sono delicate. Se riesco qua.
Devi riuscire. Ah, beh, non riesci? No. Faccio io? Sì. E li leggi tu, però, eh? Sì, perché non riesco. Cioè, così io apro e tu leggi. Così è più semplice. Però mi devi portare fortuna, ma. Io ci provo. Qua escono carte. Io ci potenti. Provo, amore mio. Allora. Ok. Non lo vedo più. Ah. No, metto un po' più così. Fermo. Allora. Cosmoen. Zekrom. Zamazenta. Zamazenta. E poi? 220. No. Ah, V. E Reskiram. No. Reskiram. No. Reskiram. No, non è un sk. Reshiram. Brava. Come Ed Sheeran. Ed Sheeran. Però re insomma, rosso pure lui. Ok, abbiamo aperto questo pacchettino. Ora non abbiamo vinto niente. Abbiamo vinto le carte. La casa bella non è uscita. No, le cose segrete non sono uscite, purtroppo. Vabbè, apriamo un altro. Apriamo un altro. Ti è piaciuto? Andiamo con la seconda generazione, quella che piace tanto a Cristina. Che speravamo di trovarlo un altro uguale, in modo da regalargliene uno. Ancora con la forbice dentro. Lo so, è che ho paura di... No, okay. Se no non lo apro. Ok. Sofia. Vediamo se porta fortuna. Madonna, piegatissima. Eccola qui l'immagine. Abbiamo qui l'immagine. Non mettermi a fuoco. Ok. L'immagine del trio di starter. Questi sono i Pokémon che scegli all'inizio del secondo gioco. Per iniziare l'avventura. Leggiamo i nomi. Leggerò più stavolta, dai. No, e beh, io li so. Ah, là. Allora. Solo il nome. Chikorita. Giusto? Chikorita. Ok. Chikorita. Cin da qui. Più o meno. Cin da qui, Toto Dil. Dail. Toto Dail. Perfetto. Ok, lo mettiamo qui, vicino agli altri. Vedi che piano piano si forma l'immagine? Togliamo tutto. Di nuovo la monetina, che ne avremo 3000. Ok, sempre Fragore Ribelle. Cercando le due carte che mancano per finire la collezione, oppure una bella hyper o qualcosa del genere. Regaliamo il codicino. Se cedo, se ha voglia un attimino di scrivere codici in regalo nel titolo della live. Ok, 1, 2, 3, 4. Vediamo se siamo fortuna. Secondo te esce qualcosa qui? Speriamo. Sì o no? Qua penso di no. Ok. Energia? Energia. Che potere è questo secondo te? La forza del cielo. No. La forza del metallo. Perfetto. Perché vado a leggere lì? Energia duplice, ancora più forte. Falink. Ok. Mascherai. Apli. Perfetto. Proprio all'inglese. Pippo. Cosa? Pippo. No. Timpone. Trubish. Che? Trubish. Ok. Trubish. Vabbè, io vedo la U, io non so leggere. Va bene, neanch'io. Hello. Putlink. Elio Ptlin. Elio Ptlin, va bene. Questo è difficile. Madonna. Handugje. Hanedje. Ok. Grimsmari. Sì, Mari. Grimsnari. Fermi tutti, ferma. Hai creato un altro personaggio di queste live. Dopo Anna meno A c'è Grismari. Grismari. Ah, Grimsmari. No, Grimsnarl. Grim. Snarl. Ok, e
Evviva! No, 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 non è uscito. Poverini. Gredent. Poverini chi? Niente. Poverini noi. Allora, adesso vediamo se sono fortunata, te la scelgo io. No, aspetta, non abbiamo mica finito. Ah no, vero. Ce n'è ancora. Quale apro di queste due? Questa, dai. Questa. Vediamo. Grief Mari è la zia di campagna. Ciao Tsuki! Tsuki mia, è cambiato il nick di nuovo. Tolto dal portella fortuna, vediamo, dice che sei troppo forte. Grazie. Mi farò coraggio. Perché ti devi fare coraggio? Ah, che bello. Sai che mamma è. Mamma è. Adesso ricordatelo, perché lo faccio stasera e mai più poi, eh? No, perché? Ti stai divertendo? Sì. Sì? No? Dai. Vediamo se qua c'è il potere. Madonna mia, non lo leggo. Cosmog? Non lo leggo. Sì, è giusto, è giusto. Oh. Yveltal. Ok. E? Come mai lo vedo più buio adesso? Perché si vede Zachan, quinto, non lo vedo. Quinto? Ma qui non è quinto. Vu, vu. Ok. Non ho fatto il trick, ho sbagliato. Grodon. Un altro che sono Gran Festa, Gran Festa. Gran Festa. No, ho fatto giusto il trick, è giusto, ho fatto giusto. Era giusto, sì, perché il coso alla fine, sì. Questa è una carta segreta, hai visto che è uscita? Hai visto che sono fortunata? Infatti. Salva forza, stacca linea, polverizza. Polverizza? Polverizza. Ah, sì, 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 polverizza e basta. Insomma. Eh sì, dai. L'altra è più piccola. Pensa che questa è la terza che mi esce. Ah. Uguale, ce l'ho già. Oh, peccato. Vabbè, si può... ma Tsuki è un'altra Tsuki, ciao! Infatti, già Tsuki Blu ha cambiato nickname, ha fatto l'account da zero. Ciao, altra Tsuki! Ciao altra Tsuki di prima e ciao tutti i Tsuki, non si capisce un Tsuko. Allora, ciao a tutti, sono in via straordinaria con mia madre ad aprire i pack di... Che si diverta a prendermi in giro. No, non ti sto prendendo in giro adesso. Per divertirsi. Per divertirsi. E farmi divertire. Ecco, brava, dillo. C'è il raduno, esatto. Ok, andiamo avanti. Aspetta che ci ho sbagliato qualcosa. Vai. Yveltal. Bene. Questo l'hai già visto. Zekrom. Bravissima. Pikachu, Pikachu, Pikachu. È vero che Pikachu? Sì. Pikachu, Pikachu. Che bella! Pikachu, Pikachu. È entrata nel mood proprio della... E il Pikachu come si chiama però? È un Pikachu speciale. È Pikachu, non me lo ricordo più. No, c'è scritto Pikachu volo. Volo quinto max. Ma come quinto max? Lo leggo lì. È sempre una V. Ah, una V, V. V max. Esatto. E vediamo se c'è la carta speciale. 1, 2, 3. E via. No. Niente. Delusione. Vabbè, dai, però. Sta piangendo i pupazzetti. Stanno piangendo. No, stanno ridendo. No, c'erano le lacrime. Eh sì, ridono. Ah sì? Sì, è bello, è positivo. Ma ti danno della patatina. Grazie, sono una patatona purtroppo. Sono grossa grossa. Esatto, avevo detto a Cristina che mi mancava quella carta e lei ce l'aveva doppia, se me la poteva scrivere. Cristina è quella amica che abita qua a Cologno. Ah, non lo so. E fa... E ha detto, ok, ecco, ora non ti serve più, perché è uscita dal... Questa qua. Ah, andiamo a caso, dai, va bene. Questa qua. Che è la generazione numero... Numero? Non lo so. Ah. Non lo so. Chissà perché devo sempre guardare le carte. Ma non c'è scritto. Questa è la generazione numero... 25. 6, se non sbaglio. Numero 6. Siamo in due, non si preoccupi, ha detto. Non so se intende patatone... Comunque, ragazzi e ragazze, condividete la live perché questo è un evento incredibile. Non succederà più. Succederà magari più avanti, però. Quante Tsuki ci sono? Troppe. No, non è vero. Lei si chiama Mia, però. Una si chiama Mia e l'altra è Tsuki che conosciamo. Ti piacciono questi tre animaletti? Sì, carini. Però non mi chiedere come si chiamano. Però... Te l'ho detto, faccio leggere. Kespi. La Fenic.
come Edwige. Edwige Fenech. Esatto. Froacchi. Esatto, perfetto. Questo poi lo mettiamo da parte. Ok, ok. C'è bisogno sempre della tua magia, eh. Speruma. Qua, qua, falla qua la magia, falla qua. Falla, prendi, prendi i pacchetti e fai la magia. Oh, siamo in 11, perfetto. Che non capita tutti i giorni di sbustare i pacchetti di Pokémon con la propria madre, eh? Insomma, per questioni artritiche lo faccio io. Sì, sì, perché mi fanno male le dita. Però lo facciamo insieme. Sì, insieme. Lo diciamo per chi... Ho scelto io. Per chi si è collegato adesso. Sì, ho scelto io. Stiamo spacchettando il Pokémon Gran Festa. Questo è un pacchetto di Fragore Ribelle, giusto? Sì. E stiamo regalando una bustina. Una bustina, perfetto, sì, col codice. Regalata. Ok, facciamo il trick. Così. Qui di magro c'è solo il Pokédex, praticamente, sì. Questa è un'energia... Allora, energia... Che simbolo è quello? Cosa ti ricorda? Sole! No, non è un sole. La luna? Non mi viene. Guarda! Ah, il pugno! Quindi cosa fai con i pugni? Energia... aiuto! Cosa fai? Cosa facciamo se facciamo... Aia! Ah, scusa! Cosa facciamo se facciamo così? Pugilato! Quindi ci stiamo lo... Lottando! Quindi energia? Energia... Energia... Si concentri, energia. Mi sento tanto Paolo Bononi, Paolo Bononi stasera. Però con la parlata di Luca Laurenti. Allora, energia forzuta? No, lottando, quindi energia lo lottatore, lottatore. No, lo lottando. Lotta. Lotta. Fine. Ok. Ah, l'energia lotta. Esatto. Ecco, questa è l'evoluzione di quello Heliolisk, come si chiama? Heliolisk, è giusto. Heliolisk. Sai che i Pokémon si evolvono, no? Sì, una volta cambiano forma, no? Questo è diventato un fazzoletto. No! ho ragione, la bandana! Sì, no, ma non è un po'. La bandana è ardente. Ardente? Ardente. Cioè, come la pasta. Ardente. Questo non è un Pokémon, è una cosa che dai al Pokémon, no? Ecco. Ok. Indede. Ok, e se io ti dico che quelle si leggono con la I, come lo leggi? Indindi. Più o meno. Indindi. Questo è Stunging. Stunging. Porca puttana. Rubin. Ok. E Wingull. Perfetto. Natum. È scritto, ma che menti? Natum. No, e come l'hai letto? Natum. Ok, perfetto. Qui tutto bene. Barboac. Questo come si chiamava? Caterpie. Senza la E. Caterpie. Più o meno. Caterpie. Ed è? Re? No, sempre così non lo vedo. Non devi leggere. Che fai? Illumina. Re. Cambia colore. Re. Non lo so, meno. Reverse. Reverse. E sotto... Oh, Berserker. Purtroppo Berserker. Ma non è perché... uscita la bella? No, non è uscita la bella. Fa niente. Apriamo quest'altro. Non è ancora finito, c'è sempre speranza. Assolutamente sì. Anche Federico ci sta guardando. Ciao Fede. Condividi anche tu, allora. Non lo conosce, mi sa. Fa parte della compagnia di Torino. Sta morendo da ridere. Comunque per me da oggi Pikachu V sarà sempre Pikachu Quinto. La tua mamma è super. Stiamo scrivendo la leggenda sui Pokémon, mamma, insieme. Stiamo facendo scintille, eh? Sì. Ti è piaciuta scintille, sai perché? Scintille. Perché scintille? Perché scintille è anche un ragazzo che si chiama Scintille. No, è perché Pikachu fa le scosse, quindi scintille. Ah. Pikachu Centurione Romano. Oh. Ah sì, giusto. Questo ormai... ormai, per ogni volta lo dimentico. Zocrom. Zoclone, no, no. Zocrom. No, Ze. Zecrom. Zoclone, no. Un altro Pikachu volo. Pikachu volo. V. E?
Niente. Niente. Come si chiama? Che delusione, Cosmuk. Se mi ricordi quando dici che delusione, Cosmic. Mi ricordi un po' Calimero che fa che ingiustizia. Ah, la mia figlia, però. Qua ci hai fatto la magia? Ci ho provato. Ci hai provato? Mi dimentico che la apro al contrario. Ragazzi, vi sta piacendo lo Spacket Amount? Vi ho portato un ospite eccezionale. No, quello era il Pokémon di prima. No. Lo ospite eccezionale ha detto a me. Sì. Io potevo, non è vero. Faccio tante quelle figuracce. Ma no, ci stiamo divertendo tutti e nessuno ti sta prendendo. Se lo muovo non leggo. Stasera è assembramento di Pikachu. Ce l'hanno il Green Pass? Non ne sono sicuro. Chiediamoglielo. Ce l'hanno il Green Pass i Pikachu? No. No, Reshiram. Reshiram. Lugia. Ok. Solgaleo. Solga. Quindi? Solgaleo. Sì, più o meno. Va bene. E? C'è una speciale, mamma. Speriamo, dai, vediamo. No, c'è, si vede. Dai, vediamo. Via! Un altro Venusaur. Te l'ho detto io, scusa. Fa niente, fa come niente. Come si chiama? Genusaur. Sì, c'è sorta. Genusaur. Leggi! Oh, sotto! Sopra! Io lo leggo così. Una V. Venusaur. Oppure qui, quinto. Quindi non c'è quinto qua. Ah, non c'è qua. Devo ancora capire come che ragioni, però va bene. Comunque, ragazzi, una rotolini miei, un altro Venusaur, perché dovete sapere che io ne ho trovato uno l'altra sera. Un Venusaur. Ciao Chiara! Ciao Chiara, ti saluta. Ciao! Dicono, finalmente un ospite di un certo calibro, spero non si riferiscano al peso. È un ospite... Un calibro che non esiste, possibile. Vero? Così. Io mi stai facendo i danni. Io mi disprezzo da solo. E non devi. Ti piace a tutti, hai visto? Quindi apriamo la mia generazione. Abbiamo un nuovo iscritto. Ciao Matteo. Dillo. Ciao Matteo. Matteo. Perché ma che si chiama? Non lo so, lui si è chiamato così. Allora. Ciao Matteo. Perfetto. Sai che questa. Il gioco di questa generazione me l'avete regalato voi. Ti ricordi il primo gioco che mi avete regalato di Pokémon? No, mamma non si ricorda più. Come no? L'altro giorno avevo raccontato che avevo finto di avere mal di pancia per stare a casa per poter giocare al gioco. E tu mi hai sgridato. Sono passati 60 anni, Sì, la madonna, 60 anni. Festeggiamo il 25 e sono passati 60 anni. No, io sono diventata vecchio 70 anni, Lo sto togliendo come se fosse una mutandina, però va bene. Ok. Ti rillumino lo schermo così riesci a leggere. Oh, fantastico. Ciao Matteo, benvenuto. Stiamo aprendo in via del tutto eccezionale con mia madre i pacchetti di Gran Festa. E per ora è uscito... Cos'è uscito? Ah no, non me lo ricordo, dillo tu. Groudon... Cos'era? Com'è sto Groudon? Che io non lo usavo. Ah, il Team Magma, ok. Groudon del Team Magma e Venusaur di alternativo. Sì, di alternativo. Come si chiama? Insomma, fuori serie. Ecco, non mi veniva. Ah, devo fare la dub. Ma facciamo la dub. Così devi fare. Così? No, così. Guarda me. Così. Brava, perfetto, è a posto. Ah, ho sentito scrocchiare qualcosa. Ok, apriamolo. Fai la magia prima, Soffia. Bella cacca. Carta. Venusaur Alternative in anteprima mondiale. Vedi che mi sfottono a me, non a te. Tutto bene? Sono molto stanca. Ciao Chiara, grazie che sei venuta. Allora...
Se hai voglia di modificare, l'avevo chiesto Edo, ma forse non mi ha sentito il titolo dicendo che regalo codici pacchetti. Eccola qua la terza generazione con il mio Pokémon preferito, che ora tu devasterai il nome probabilmente. Come si chiama? È il primo proprio. Allora, il Trek. Trek. Trek Balak. Trekko. Più o meno, dai. Trekko. Se non vibrare. Non vibro, mi tremano. Torking. È quello che abbiamo detto prima. Tor. Trek. Tor. No, quello che ti ho detto prima mentre eravamo di là. Torchi. Torchic. Brava. Mudkip. 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 Guarda, guarda, guarda il disegno che si forma. Hai visto che bello? Star Trek. Star Trek. Star Trek. Esatto. Questo abbiamo di solito. Come si chiama questa espansione? La stessa di prima. Sotto devo leggere. Sì. Fragore ribelle. Sai, quando le carte le lasci sotto il sole. Si consumano. E quindi odorano e fanno il fragore. Fragore di bruciato. Di puzza di carta. Esatto, quando insulti qualcuno dici sei puzzi come una carta. Sai che io non so cosa sto dicendo? Non sei consapevole? Ma tu sei abituata, anche se dici di nuovo il fuoco è uscito, dai, energia solare, fuoco. Oh, cos'è, un estintore? Cura totale. Sonia. Ma Masquerain. No, non sei torinese, però vivi a Torino ormai da 50 Masquerain. Anni. Giusto? Vivi a Torino da 50 anni, no? Sì. Sì. Più o meno. Quasi 50. Quasi 50. Litwick. In realtà è pugliese. Hinch. No, aspetta. Schix. No. Come si legge? È così, però con la N. Shins. Più o meno. Questa prima. Rolicol. Roicoli. Roicoli. Sì, vabbè. Questo? Aplin. Perfetto. Ah, uno nuovo. Atena. Va benissimo. Una domanda per la Rotomamma. Che ha pensato quando Rotolo gli ha detto voglio fare il doppiatore? Che ho pensato, non lo so. Cosa hai pensato? Quando... Dai, di la verità. Che si shave. Questo come si chiama? Stonior. No, non si dicono ste cose. Allora, come si chiama? Stonior. È difficile questo. Hateren. No, aspetta. Sì, va bene, va Momento. Bene. Non è uscito, non è stata volta. Peccato. Da questi pacchetti è difficile che esca qualcosa di bello. Peccato. Fanno un po' schifo. E se non escono qua, dove devono uscire? Qua devono uscire le cose belle. Io tanto questa espansione l'ho quasi finita. Cioè, infatti non so neanche perché li sto aprendo, nella speranza di trovare due carte in croce. Come fai a sapere qual è prima e dopo? Escono tutte e tre insieme. Fragore ribelle è un'espansione di un anno fa. Quasi due. Qui dove c'è scritto? Questo invece è Gran Festa, quelli del 25esimo. Hanno messo insieme, capito? Per fare. Capito adesso. Perché sennò era troppo conveniente tre pacchetti della stessa cosa, no? Quando è che Pokémon ci fa, insomma, un favore del genere? Questa è la Gran Festa e qui è Fragore. Adesso ho capito. No, ma l'avevi spiegato bene. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Quando hai ragione, hai torto. E non te l'aspettavi, Ok. Secondo me qua non c'è molta roba. Vediamo, vediamo un po'. Vai. Dialga. No. No. Diaga. No. Dialga. Oh. Sempre lui. Zekrom. Questa è Lunala. E qua? Se là è Lunala... Luna là. E qua? Là. E qua? Tu. No, e qua? Luna. Luna lì. Ah, Luna là! No, e Luna. Luna tu. Luna là e Luna. Luna là. Luna qua. Perfetto. Ma lì non si legge Luna qua. No.
Reshiram? No. Resharam. Reshiram. Perfetto, non è uscito niente in questo, ce l'abbiamo tutte. E te le regalo? Grazie. Prego. L'unico ospite che porta un po' di vita in ste live. Hai capito cosa vuol dire? Che faccio scherzare, faccio divertire. Esatto. È un complimento. Non tanto per me, ma tanto per te. Ah, l'hai letto là? Sì. Credo che l'avevi detto tu. No. Grazie. Pugliese, quindi ti avrà preparato solo cose buone stasera. O hai preparato tu la cena alla tua mamma? No. Sto a digiuno se aspetto Andrea. Aspetto Rotolive. Perché Rotolive? Rotolause. Rotolause. Sì, ma il mio nome è Andrea. Andrea. Rotolause è il canale. Sì. Oh, mamma. Vediamo se ci uscito di bene. Se diventiamo ricchi, vediamo. Magari. Vai. Reshiram, di nuovo. E sempre sbagli. Reshiram. Che raschi? Dove lo raschi? Reshiram. No. Reshiram. Rosticceria. Che cazzo dice? Resh? Ah, Reshiram. Reshiram. Ah, è lei. Reshiram. Oh, uno che non hai ancora letto, che per me è una delle più belle di questo set. Con il timido. Kyogre. Bravissima. Questo? Solgaleo. Ok. Via, dai, uno. No, è andata male. No, di nuovo sto Zegron qua. Peccato. Ci mancano quattro mini tin. Quattro, siamo a metà. Speriamo in bene, dai. Sai quanto costano? Lo so. Tanti soldini. Infatti noi sai cosa adesso possiamo dire? Vediamo se c'è. Piano che mi distruggi tutto. Sai cosa possiamo dire? Mi raccomando ragazzi, sai come si possono guadagnare soldi su Twitch? Prendete le carte, cambiate le carte. No, bisogna dire di abbonarsi al canale. Abbonatevi al canale per favore. Dai, così vi divertite di più, eh? Ciao, grazie. Perfetto, a posto. Oppure possono fare delle donazioni. Questo non lo so. Oppure fate come potete. Fate come potete. Quattro mentine? Quattro mini tin. Disgraziato. Perché devi fare così? Vedi? Usate le forbici con un adulto. Però non vedono cosa... Non vedono se... No, tagli e poi lo apri. Questa generazione è la quarta generazione, quindi il quarto gioco, e al prossimo mese esce il quinto? Escono i giochi rifatti di quelli vecchi, cioè i remake, no? Come i film, che rifanno i film uguali a quelli vecchi, fanno i giochi uguali a quelli vecchi. Io che spiego cose a mia madre. Eccoli regalo qua. Regalo un altro codice. No, il codice lo regalo dopo. Il Turtwig. Sì. Non vibrare. Kimcar. Piplup. E lo mettiamo qua. Custodisca lei questi pacchetti importanti. Mi raccomando, infondi il potere nei pacchetti. Esce di tu la gold, esce qua adesso. Abbaciate i pacchetti, signori. Abbaciate i pacchetti. E la gold esce. La gold. Noi cerchiamo. E quello Mew, quello rosa, ti ricordi? Di prima. Prima era uscito. Mew. Noi lo cerchiamo dorato. È l'ultima carta che mi manca. Dobbiamo cercarlo dorato. Questo qui, dorato e shiny. Sai cosa vuol dire shiny in inglese? No. Brillante. Brillante shiny. Ok, scemunito, no, non vuol dire scemunito. Rotolo culo, ha scritto Beatrice. Shy, eccolo qua. Dobbiamo trovarlo cromatico, si dice in italiano. Cioè che invece di essere rosa è azzurro. Azzurro. Regaliamo il codice, vai, dillo tu. Do leggerlo. No, regaliamo il codice. Perfetto. Ai nostri amici. Si è riabbonata in Arte Bex. Sai chi è? In Arte Bex. Bex. Beatrice. Ah. Saluto. Grazie. Ciao Beatrice.
Quella che conosci tu, la ragazza, Beatrice. È quella? Sì! Ah! Tutto a posto. Come fa a vedere Beatrice? A casa già? No! E dove sei collegato? Mentre faccio la pipì. Ah, infatti, birichina! Mi sa che non ci sente, però ci vede. Ah. Oh, un'altra! Oh, energia! Fuoco! Ah, Olivia, qua, wow, Olive? Ah, no, ho sbagliato a leggere. Allenatore. No, no, Olive! Olive. Olive, sì, vabbè. Energia duplice. Italiano, mamma. Duplice. Oh. Elelisk. Elelisk dove vanno? Vabbè. Questo è il contrario del Green Pass. Ah, no se pass. Non se passa, qua non se passa. E capite che non se passa? Mamma mia. Dai. Sì, mamma mia, qua infatti. Aiuto. Aiuto. Wingul. È una minaccia. Wingul, hai detto? Wingul. Come si legge? Wingul. Oh, come si legge così? Sto morendo, aspetta. Non lo so l'inglese. Beh. No, è che sembra che hai detto un'altra cosa, no? Sembra che... Cazzo, rido come Topo Ciccio. Vedi che stanno piangendo? No, Oddio, io sapevo che sarebbe arrivato. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Mamma mia, non te ne andare. Dai, mi fa male la pancia anche a me. Quindi? Quindi devo sbagliare di nuovo? Devi dirlo giusto. Wingul. No, Wingul. Vabbè, va bene così. Non vibrare che non vedo. Come faccio? Sto vedendo. Pantumpa? No. Scusa? Pantump. Va bene. Phantom. Hanno fatto la clip, grazie Edo per Bronzer. La clip. Bronzer. Bronzer. Quella va dritta su TikTok, penso. Tose. Tose, cos'è? Tipo spagnolo. Tose. È una L, no? Tose. E quella è una X. Tu le dici. Taxi come lo leggi? Taxi. È quello? Tokel. No. Tosel. No. La X. Tokel. Nox. Tox. Con Toxel. Oh, perfetto. Oh, bellissimo Pokémon, fortissimo. Magikarp. Perfetto. Come hai fatto? Mi viene più facile leggere. Tanto guarda, qua se vedete c'è uno dei Pikachu del Pikachu V-Union, se non sbaglio appare nella carta. Niente. Ma dai, però ci prendete in giro, Se persino me la Slack. Vigliac. Dio santissimo. Dio santissimo. Tieni, dai, vediamo queste nuove. Queste nuove. Pensa che io tutte le volte che devo fare le live qua, no? Però con te è tutta un'altra cosa. Se sapevo mi toccava un po', mi facevo un po'. La prossima volta. Prossima volta. L'anno, fra un anno. Fra un anno. Volete che fra un anno ritorni mia madre? Quanto carino Toxel il Pokémon con il pannolino. Ho fame. Tiralo dal cane. E se il cane non si gira? Tiralo di nuovo. E se si gira? Ti morde. Ah, bene. Vada. Cosmon Moen.
Palkia. Perfetto. Lunala. Lunala. No, Lunala. 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 Perfetto. Lunala, giusto. Vediamo se c'è quella speciale. C'è. Non è vero. C'è il tuo amico, a furia di uscire è uscito più forte e più grosso e più, e più... Madonna, fammelo vedere, dai, 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 tiralo fuori. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Io, via! Chi è? È Z-Chrome. Sì, è lui, sì. Z-Chrome, Z-Chrome. Oh, yeah, yeah. Oh. È uscita una carta. Sì. Sì, sì, esulta. Oh, finalmente! Guarda che quanto è bello quello lì. Cambia quello coso lì. E te hai visto, però è uscito, eh? Ma ragazzi, sto sbagliando o sta uscendo una fuoriserie ogni scatolina all'incirca? Più o meno. Quasi tutto. Abbiamo aperto 4 scatoline. E quello è l'ulato forte che uscito. 4 scatoline. 3 ne sono uscite su 4. Su 5. Quindi è un buon. Sta andando bene, dai. Dai, preparatevi, ragazzi. Leggi cosa ha scritto Cristina. Cos'è? Bomba. Sì. Una bomba. Esatto. Tra poco esplode la bomba. È già esplosa con quello. Vediamo se troviamo qualcos'altro di potente. Mica sono dei potenti. Vediamo. Immagina la mamma di Rotolo come voce del Pokédex. Bellissimo. Hanno un buon pool, sì, per quello che secondo me sono sparite poi. Da che non se wingulava. Aspetta, da che non se li wingulava nessuno. Se giusto. Dove? Che lo fa? Devi rispondermi. Ripeti. Da che non se li linguinguava nessuno. Linguilava, no? E invece adesso sono tutti. È perché si divertono con la mamma? O no? Andiamo avanti. Sì, non ho capito il concetto. Va bene così. Dopo oggi non possiamo fare spacchettamenti senza tua madre. Quindi ogni volta che gli do ti chiamo su Skype. Quindi questo è Dialga. Di nuovo. Di nuovo è sempre lui che esce. Il Z-Chrome qua. Oh, che carino! Pikachu! Cosa fa? Pikachu! Cosa? Fa il suo... Aspetta, ti aiuto io! Selfie! Ciao Tiziano! Selfie! Quindi la tavola da? Da selfie! Ok, da selfie! No, Surf! È motivando là, No, ti sto aiutando davvero, non ti sto prendendo in giro. Surf. Oh, quindi Pikachu? Pikachu surf V. Ah, brava, pensavo dicessi quinto. Ormai mi sono abituato. Vediamo se c'è una speciale. C'è, no, non c'è. È uscita una bambina? Sì. Pikachu bambina qua. Pikachu bambina. Cosmoke. Sì, questa è mia madre. Ti saluta Tiziano. Ciao Tiziano. Quale prendo? L'ultimo qua. Questo? No. L'ultimo? Sì. Quindi andiamo con la generazione di bianco e nero. Infilo la punta adesso, taglio. No, non c'è bisogno di infilare la punta. Si apre da solo. Ho fatto perdere che puntata c'era stasera. La luce dei miei occhi. Non so neanche se l'ha avuto. Invece hai passato una serata con tuo figlio, non sei più contenta? Io ho passato 3 serate con mio figlio, mica. Ma hai fatto una cosa nuova. Giriamo e vediamo cosa c'è scritto. Che vado sempre a guardare là. Vuoi provare a guardare qui? No, non vedo, non vedo. Non vedo neanche io qui. Snai Sì? Nai Vi Tepping No, Snai Vi
Snivy, ah, devi farlo dopo di dirlo? Sì. Ah, Snivy. Poi? Tepig. Perfetto. Oh, già, what? Perfetto. Questi sono il miglior trittico che hai fatto, eh? Brava. Il prude della coscia. Grattalo. In realtà, grattalo. La coscia. E sì. Come facevi a sapere che era il polpaccio che in realtà mi prudeva? Hai detto mi prude la coscia? Vai, ho il polpaccio nel... Come si chiama la coscia? Dai, vai avanti. Non ho capito, ma vado avanti. Ok. Espansione. Abbiamo già detto, ormai lo sai. Fammelo leggere che me lo dimentico. Ribelle. Ah, ti stanno facendo. Ti leggo i messaggi un attimino. Dicono. No. Salve signora, auguri per l'anniversario dei 50 anni. Lei e suo marito siete stra kawaii. Grazie amore, grazie. Ma tu sai cosa vuol dire kawaii? Tra kawaii non lo so. Secondo te? Siete strategici. Strategici? Strategici. E perché tu dici grazie se dici strategico? Ma ha detto dei 50 anni che ha visto siete la parte. Kawaii. È una parola giapponese per dire kawaii. A dormire? No. Kawaii. Belli, bravi. Belli, carini, belli, carini. E ti stracarini. Impariamo il giapponese con mia madre Stella. Poi Tsuki dice: è vero, auguri in ritardo per il 50esimo anniversario. Fra poco sono 51, non è una battuta. A dicembre 51. Ha dovuto festeggiare in ritardo per via del Covid, no? Sì. Fai baciare le bustine alla mamma che porta fortuna. Poi baci questo. Una madre lo sa. Ah sì, giusto. Auguri, tanti auguri, tutti ti fanno gli auguri. Che energia è questa? Non ho mai capito perché si dice Pokémon Lontra che nel mondo dei Pokémon non esistono le lontre. Ah sì? Ah sì, sì, in effetti è vero, sì. Ma anche Pokémon Topo. Energia del verde, delle piante, energia... Quella che si fuma? Come si chiama? Erba, tabacco. No, prima era giusto. Energia. L'erba. Energia mari. Ma io non li conosco, marijuana. Quindi si chiama energia? Energia marijuana. No, guaiana? No, come sta la prima cosa che hai detto? Energia. Marijuana? No, prima. Piante? Prima. Erba. Quindi? Energia ed erba. Esatto. Energia dell'erba. Ed erba. Questo cos'è? Una padella? Ah, una... C'è scritto! Una retina di recupero! Esatto! Vedevo solo il rotondo sopra, lo vedevo sotto! Senza te non Shut posso stare, come mi appartiene! Oh, dai! Stavo cantando, Cut out! Cut out! Che non è hot, le cose zozze! Charizabug! Questo lo conosci? Electabuzz. Più o meno. Questo è quello di prima? Natu. No, uno. Natu. Infatti. Honedge. Perfetto. Ah, questo è nuovo per te. Impidimp. Devi leggere quello che c'è scritto. Impidimp. Perfetto. Magnar. No. Magmar. Perfetto. Attenzione ragazzi che qui si salta sulla sedia. Asquerain. Oh. Vai via. Oh. Coppera Javier, speravo qualcosa di Pecca. Meglio. Come si legge? Coppera già. Quinto. Già quinto. No, oh, è quinto. Coppa V. Coccarai. C'è la Coppa B, la Coppa C, la Coppa V. Mannaggia, dai. Intanto si è aperto Google. Non ho capito. Voi qua dovete uscire forte! Dai! Si sentono. E vedono anche. Vedono sta faccia da schiaffi qua. Sono io. Io. Ma dimmi tu a 70 anni cosa mi fa fare mio figlio. È una cosa bellissima. Avresti dovuto farlo prima. Quando ero piccolo. Esci il pacchetto, carte blessate. Il Groundon. Sei oltretutto super rovinato, ragazzi. Una schifezza incredibile. Questo va nel pattume. Cosmoen. Come si legge? Cosmo. Cosmo. In realtà non lo so neanch'io.
Cosman. Questo si evolve in questo. Lunala. Perfetto. E già siamo alla fine? Sì. Raskiram. Raskiram, non è Raskiram. Reshiram. Reshiram. È una cosa meravigliosa. Lei è molto più giovane di mio padre. Grazie. Penso intenda non di età, ma perché fai questa cosa qui. Tanto ragazzi, io vi ricordo che ho anche un canale YouTube su cui potete seguire i miei video. Si chiama Rotolaus, proprio come me. In più, ovviamente, tutte queste carte qui, se le cercate, scrivetemi, perché ne ho tantissime e le vendo, le scambio, quindi chiedetemi pure quello che volete, tanto le ho tutte doppie. Mio padre ha 76 anni. Ah, no, è proprio più anziano suo padre. No, ah. E tu non hai detto quanti anni hai? 70 anni. Ah, l'hai detto prima? Faccio 70 anni a maggio. Reshiram è il fratello di Rasputin. Sì, esatto. Logia. Cosmon. Cosmon. Il Zachan. Zachan. Quindo. Quinto. E sono portato a dire sempre quinto. Vediamo. C'è una speciale, mamma. Sì? Sì. Spiccico piano piano io. Vai, vai. Uno, due, tre, via! No, no. Sembrava, no, pensavo. Mannaggia. Grundino qua. Sto grundino! 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 Abbiamo già aperto i tutti? Sì. No, ci sono ancora due scatole. No, voglio dire di questa scatola. Sì, non è uscito niente di che, purtroppo. Questo, dai. Questo. Ultime due box. Vi ricordo che per supportare gli spacchettamenti potete abbonarvi o donare dei soldini, così io posso comprare cartine. Io comprare cartine e io aprire qui in live insieme a voi. Mi sono incastrato. Ecco, grazie. Ma che bello smalto, signorina. Piace? Come si fa a vedere? Perché Tiziano mi sta chiedendo quando faccio un pargoletto? Ah, qua, così. Dov'è? Troppo vicino? Così. Eccole qua. Mi hanno chiesto quando faccio un pargoletto. Quando il signore vorrà. E quando vuole il signore? Mai. A posto, risolto l'enigma. Giriamo, leggiamo i nomi. Questo è il penultimo. È penultima. Roulette. Sì, giustissimo. Liten. Sì. Poplio. Poplio. Perfetto. Poi noto che in realtà non hanno messi proprio di seguito, ma va bene così. Porca ragazzi, seguitemi su TikTok, su Instagram, su Facebook e tutti i doppiaggi che faccio, mi raccomando. E poi stasera in realtà c'è Fire Force su Italia 2 in replica domani alle 23:20. Cos'è questo regalo? Io? Sì, regalo. Cosa regaliamo? Un'altra carta. Una bustina. Una bustina del tè. Cosa? Delle carte. Sì. Non ce lo vedo Andre con un poppante, dicono. Ah, questa è energia dell'occhio. No. Quando c'hai potere. La magia, poteri. Quando tu hai problemi con te stesso, vai dallo psicologo. Questa è l'energia del psicologo. Del psicologo. Del psicologo. Del psico. Va bene così. Psico. Psico. Psicologo. No, psico. Psicologo. Psico. Psico. Basta. Ah, solo psico.
È entrato nell'ultimo arco narrativo. Ma tanto il mio personaggio pare pochissimo. Quindi forse sempre questa terza... energia duplice qua. Duplice. Falink. Masquaran. No se pass. Che è il contrario di? No se pass. Che è il contrario non di? Si passa. E quindi? È il contrario del oddio. Del come si guarda chiama? Dietro. Del non mi viene. Green pass. Oh. Non mi usciva più. Ma tu sai cosa vuol dire green? Green in inglese. No. Verde. Ah sì? Sì, per quello non lo sapevo. Oh, il tuo amico. Vingul. Vingul, va bene. Pantumpa. Bronzor. Oh, Toshel. No, taxi. Taxi, ma mica no! Taxi. Lo so che, è giallo, ma non è il taxi, è per aiutarti. Taxi. Toxen. Oh. Olive. Olive, sì. Olive. E niente, però carina. Niente. Come si chiama? Flapple. Esatto. Più o meno. Flapple. Ma sai quando... L'ultimo. Vediamo se esce la sorpresa. Non è un ovetto. Ah già, quelli erano i vecchi, questi sono i nuovi. Toh. Non è un ovetto kinder. È la serie. Grande festa dobbiamo aprire adesso. Gran festa, sì. Gran festa. In inglese sai come si chiamano? Gran festa. No, mica ho studiato l'inglese io. Ma si chiamano celebration. Ah beh, sì, non mi veniva. Celebrazione, sì, celebration. Esatto. Chissà perché l'hanno chiamato gran festa. Beh. Non lo so. Celebration. Buonanotte, ciao Jacolier. È andata a nano 1? Sì, saluta Jacolier. Ciao, buonanotte. Jolly Coeur, scusa, ho sbagliato. Perché leggo sempre Jacolier? Jolly Coeur. Jolly Coeur. Jolly Coeur. Ma il papà dove l'avete lasciato? Di là. Che si guarda le fiction, giusto? Non lo so cosa guarda. Gioca al telefono. Vai mamma, gli ultimi 4 pacchetti. Dialga. Perfetto. Ormai. E il Zerkron. Pikachu. No, Pikachu. Pikachu self. Non selfie. Surf. 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 Ah, surf. Quinto. Vu. Ma questo è il quinto. Vu. Ok. E? Niente. Niente. Io non ho la bambina. Sì, non ho la bambina. Mannaggia. Mannaggia. Ti ho portato tanta fortuna, Beh, un po' sì, dai. Abbiamo trovato Venus, ora. Zekrom. È uscito in una quantità incredibile. Uno dietro l'altro sono usciti e poi è uscito quello grosso. Visto che è bello quello grosso? Mm. Quello là ne... Quello che si trasforma, che fa... No, quello. Non si trasforma. Mi sembrava quello come quello che si trasformava lì nel... Mazinga? No, no. Assomiglia a Mazinga. No, però va bene. Se per te è Mazinga, stasera sei tu la reginetta del ballo, quindi... Mm-hmm. Sarà Mazinga. Oh! Wow, 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 wow. Hai già visto qualcosa? Ho sentito con le dita. Oh, allora, rifermo. Sernias. Perfetto. Pikachu. Questo è il Pikachu il primo. Sì. Pikachu bello di nonna. Roscamento. È il roscamento. Il roscamento. Lì cosa c'è? Rosicchiamento. Rosicchiamento. E poi scopo? Ah, rosicchiamento scoppio tuono. Che fa le scoregge scoppio tuono? No. Che dai, cosa? Pronta? Sì, vai, vai. Si fa festa adesso, Speriamo, vai, vai.
Vai, vai, ragazzi, la blu, la ragazzi, blu. La maglietta ha portato fortuna e abbiamo completato il tris. Vai, fallo tu, tiralo vai, fuori. Vai, 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 via! No, oh, Dark Gyarados. In italiano però, ragazzi, che culo. Ok, pensavo fosse Blastoise. Pensavo fosse... va benissimo. Va bene? Sì, sì, va bene. È bella. Sì, sì. Ah, va bene. Sì! Sì! Via! Yeah! Qua devi guardare. Yeah! Vai, vai. Abbiamo un'altra. Ultima. Mm-hmm. Dark Gyarados, bella. Ho sentito questa ruvidume. È pregiata anche. È pregiata, cioè... c'è una carta bella? Sì, una carta bella. Guarda che bella. Ah, vero, bella, carina. Come i capelli di mamma che ho fatto per prima. Esatto. Oddio. Che trollone, Gyarados. Io pensavo Magikarp. Magikarp. Sai che c'è Magikarp giallo? Tutto dorato? Mm-hmm. Se esce, sono tanti soldini. Dai. Speriamo che esce adesso. Però tanto lo teniamo e quindi non lo vendiamo perché fa parte della collezione. Allora, ovviamente aprirò altre cose di Pokémon Gran Festa, arriveranno poi con la seconda ondata del 22, quindi rimanete sintonizzati e nel frattempo sbusteremo online prossima settimana le bustine dal gioco di carte online. Vai! Oh, scusa, mi ero ingannato. Ti illumino? Grokey. Ah, no, ci vedi, dai. Scorbunny? Eh? E sotto, Sobble. Sobble. Sobble, chi più ne ha più ne mette. Ultimi tre pacchetti, ma bocca al lupo. Ultimo di? E l'ultimo di fragore. Chiediamo la palla. Andrea troverà la full art in Fragore Ribelle? Fragore Ribelle. Leggi la risposta. Non lo vedo. Non lo vedo, non lo leggo, non lo vedo. Probabile. Uscirà una speciale nei Gran Festa? Cosa dice là? Forse Nuvole in vista. Che sia Rayquaza? Buttiamola lì. Dopo fai riassunto pool? Oh yes, oh yes. Ovviamente di quelle speciali, di quelle fighe, non, di quelle normali sono uscite un po' sempre le stesse praticamente. È incredibile, fa quasi paura. Questo era un box intero, non dovrebbe essere toccato, quindi in realtà questo è il pool di un box totale di delle 8 tin di Gran Festa. Energia? Ah, scusa. Energia. Qual è? Energia... quello che... occhio. No. Quella che vai dallo... il cologo. Ologo. Lo... ologo. Psicologo. E quindi energia? Energia psichica. Psichica. Psico. Psico. Psicologo. Psicotto. Beh, dai. Ringrazio la mamma per tutto e ringraziala per aver fatto un magnifico rotolino. Beh. Grazie per aver fatto un magnifico rotolino. Grazie. Ringrazia, non ringrazio. Ah, ringrazio. Grazie, grazie mamma per aver fatto un magnifico rotolino e per tutto. Grazie anche a voi di averci ascoltato. Giusto. Non lo so, chiedere ora. Psicologa. Questo come si chiama? Heliolisk. Sì. Oh, questo non era ancora uscito. Doblade. Doblade. Doblada. Ma non vibrare, non vedo. E mi trema la mano. Vabbè, però io poi fa così gli occhi. Ma non è che lo comando. Era Cross. Esatto. Caterpie. No. Caterpie. Senza la E. Qual è? Caterpie. Oh, uno dei miei preferiti di questa generazione. Consola. Sai questo cos'è? Che cosa rappresenta? Sembra un pallone, un riccio. Sembra un sasso, ma non lo è. In realtà è il corallo che è morto. Quindi la rappresentazione del corallo che è morto. Ah, capito. Ah, adesso si vede meglio.
Per me. Litwick. Perfetto. Shinsk. Rolikol. Sursh. Surskit. Surskit. Sì, lo sa. Eccolo! Questo è, vedi, questo è il ricordo del corallo, della barriera, sì, corallina. Non la barriera corallina, che è morta e si incazza. Ah, ecco. E diventa, uno spettro. Dove vai? Abbiamo i due pacchetti, devi super fortunarli. Super fortunarli, gli ultimi due. Addirittura il segno della croce, sì, signori. E speriamo in bene. Ultimi due pacchetti, attenzione. Mi sa di no. No. Vediamo, però non si sa mai. Vabbè. Groudon. Groudon. Yveltal. Ricerca accademica. Full art. Dov'è il full art? Non lo Te lo dico io, perché è bella, perché è tutta carta. Lo vedi che è bella, che è tutta... Ah, vero, tutto luccicoso. E... Kyogre. Però questa è bella, eh? Questa è bellina. Kyogre. E vabbè. Dai, vediamo se è finita qua la fortuna, dai. Se è finita in questo pacchetto. Ma quando ne mancano per fare il quadretto? Finite tutte, le abbiamo aperte tutte. Il quadretto c'è già? C'è già, sì, sì. Poi adesso facciamo il riassunto, facciamo vedere il quadro. Facciamo il quadretto e poi facciamo il riassunto. Dai, per finire il set base ci manca Mew cromatico. Vorrei chiudere in bellezza proprio. Ma non demordo, tanto abbiamo altri 1200 euro di pacchetti da aprire. Mi sa che anche qui niente, eh? Vediamo. Vai, gli ultimi. Dillo giusto. Raschirà. No, che raschirà. Shh. Ah, beh, dove la c'è? S-H-S-H. Reshiram. Oh. Kyogre. Oh. Ricerca accademica. Perfetto. E? Ecco qua. E Groudon. L'ultimo è finito. Finito. Niente è uscito. Beh, niente, comunque sono belle carte, non è che è uscito niente. Dai, accontentiamoci. Esatto, niente, esatto. Dai. Intanto componiamo il quadretto. Il quadretto nel frattempo che facciamo il riassuntone. Come si fa qui questo puzzle semplice, ma io non ci riesco, incredibile. Ah, così. Così. No. Prima questi e poi questi. Guardate che bello, guardate che bello. Non potete vederlo bene, ma aspetta, vi mostro un attimo il quadretto completo. Guardate che bello. Questo poi si mette tutto insieme e si fa un bel quadretto qui così, incolli insieme. Facciamo il riassunto delle carte fiche che sono uscite. Allora, quindi abbiamo Zacian quinto. Sì. Sì, mi alleno a fare i passi. Zamazenta. Zamazenta. Oh no, quindi V. Brava. Il nuovo Zacian V. C'è V. E Pikachu Surf. Sì. Ce ne sono un po' tanti. Sì. Pikachu volo. Volo. E poi? Volo. U. V. E poi? Vmax. Oh, perfetto. Ne sono usciti un paio. Poi? Ricerca accademica. Trovo orribile il fatto che la scritta sia sulla testa del professor Oak. Groudon. Team Magma. Team Magma. Dov'è Team Magma? Qua. Team Magma Groudon. Perfetto. Non lo leggevo, però.
Questo che ti è piaciuto tanto. Basta, Pikachu! Oh, oh. Venusaur. E questo, Dark... Dark Garados. Guardados. Guardados. Gyarados. Va bene. Gyarados, Grados. No, e poi questa bellezzona, il tuo amico. È il mio amico Mazinga. Zekrom. Mazinga. Questo è Zekrom. Zekrom. Che io credevo che era Mazinga. Esatto, eccoci qua ragazzi, qua abbiamo finito le carte diciamo più belle che abbiamo visto in questo spacchettamento. Ce ne saranno altri dal 22 in poi. Bellissima, sì, la sto sentendo anch'io vagamente. Ora direi di cambiare grafica e ovviamente farci due chiacchiere. Ciao a tutti. Aspetta, no, non è che te ne vai. Vuoi vedere un po' della puntata? Ormai è finita. Guarda che ti sento. Guarda che ti sento, anche se mi fai li saluto e me ne vado. Ragazzi, mia madre, un applauso a mia madre. Ciao a tutti, grazie, speriamo che siete rimasti contenti, ma per me è la prima volta, è pazienza, eh? E rivergine. È anche un divertimento questo. Certo. Ciao, infatti, un bacione a tutti, ciao, grazie. Ricordiamo che spacchettare le carte Pokémon è un divertimento, non è solo per vedere cosa esce. È un divertimento e chi piace è una gioia. Come ti sei divertita stasera? Sì, abbastanza, un po' la tremarella però. Che tremarella? Mi sono ripresa. Avevi paura? Sì. Lo faresti un'altra volta? Non lo so, poi vediamo, non lo so, per adesso no. Per adesso no. Comunque secondo me tua mamma prenderà il tuo posto, è top, vedi? Sì. Ti dico addirittura che sei più brava di me. Ciao a tutti ragazze, grazie. Ti ringraziano per la compagnia, grazie mamma che sei venuta. Grazie. E non sei stata per niente costretta a venire qui, di tua spontanea volontà sei venuta, no? Certo che sono venuta, sì, avevo un po' paura, come mi ripeto ancora, però alla fine ci sono stata, eh? Ciao, un bacio a tutti. Dove vai? Resta qua che mi smonti tutta la scenografia. Intanto facciamo un ride a qualche collega Twitcher, a qualche amichettolo, vediamo se c'è la Bicio in live. E così la andiamo a salutare. Aspetta un attimo. No, non t'alzare che mi smonti tutto. No, sto qua, stai bravo. Non c'è. Chi c'è in live, ragazzi, che possiamo fare il ride? A chi possiamo fare ciao? Intanto noi ci vediamo venerdì sera con una nuova live di Pokémon Xenoverse e sabato con una live di Ratchet and Clank. Clank, madonna, non parlo pure io, mo' strano. Rift a parte. Dagli un bacino. È stata super brava, complimenti. Grazie, ce l'ho messa tutta. E dove l'hai messa? Ce l'ho messa tutta a buona volontà. Ah, e dove l'hai messa? Facciamo un ride ai ragazzi di Player Inside. Me l'hai messa in Win? Win? Non mi ricordo. Wingu? Win? Pokémon. Win? Ah, Win Pokémon. No, Wingu. Dai, non mi fa una brutta figura, non me lo ricordo. Wingu. Wingull. Esatto, ve l'ho messa in Wingull. Perfetto, buonanotte a tutti. Ciao, ci vediamo su... Ah, c'è Diego... Too late. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao. Che succede? Niente, ciao. Sei sicura? Ciao, bene, bacio. Ciao. Cos'hai paura che è successo? Niente. Ho detto ciao, salutate a tutti. È fatto. Cosa mando? Ciao, ciao a tutti. Saluto. Ciao. Sì, senza morire. Ciao. Ciao a tutti. Grazie che mi avete supportato. Ciao ragazzi, buonanotte. C'è Daniele, l'amico che è stato in Sicilia che la carne di cavallo. Ciao Daniele, ti hai fatto fare tante risate, vero? E si è appena collegato. Ciao a tutti, stiamo esplodendo. Ciao, 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 ciao.